Udinese Club di Orsaria, Arthur Zigo dal 1984, un punto di ritrovo per tutti gli amici totalmente dipendenti. Andiamo a scoprire cosa succede in questo fantastico club. Seguitemi. Ah, ma buonasera a tutti. Allora fatevi un applauso. Mamma mia, ma che personaggi che ci aspettano in questo fantastico club. Allora, io, mentre il nostro buon Borsnidero fa le panoramiche su queste fantastiche maglie totalmente originali, totalmente bianconere, e non solo, perché qui c'è tanto Brasile, perché avete capito bene, si sta parlando di Arthur Zico. Io vado subito qua dal grandissimo Guido Gomirato, perché Guido, siamo alla scoperta di tutti questi fantastici club nel nostro territorio. 1984 ha segnato veramente l'epoca di un club veramente importante, di un giocatore importante, totalmente dipendente. Beh, un club che io definisco, ho sempre definito benemerito, perché si è segnalato non soltanto per l'incitamento costante e continuo nei confronti della squadra del cuore, cioè l'Udinese, ma anche in campo benefico, nel campo della solidarietà, e di questo parlerà il suo presidente, che è Alessandro Scarbolo, presidente dalla nascita del club. Io credo che meriti veramente un plauso per l'attività continua, incessante, che dura ormai dal dicembre del 1984. Se Zico ha accettato di dare il suo nome a questo sodalizio del tifo organizzato, significa che aveva capito subito che aveva a che fare con personaggi, con persone corrette, appassionate, e quindi la dimostrazione di Zico è anche il giusto premio al lavoro portato avanti da questi tifosi. Io li vedo impegnati, perché non seguo più di tanto altre iniziative, li vedo impegnati, dicevo, nel campo sportivo, nell'incitamento e anche nella critica costruttiva nei confronti dell'Udinese quando le cose vanno male o meno bene. Certo è che ci sono stati anche momenti bui, io mi riferisco alla fine degli anni 80, o comunque nell'85-86, quando l'Udinese è stata coinvolta nel calcio scommesse, poi quando la squadra è partita l'anno dopo, primo anno di Giampaolo Pozzo, con meno 9, ebbene questo sodalizio, i suoi tifosi, sono stati sempre in prima fila a garantire il tifo. Non era cosa facile, perché molti altri club si sono defilati. Quindi onore al club di Orsaria, porta il nome del giocatore più famoso della storia dell'Udinese, che quest'anno compie 121 anni. Allora era il giocatore più forte al mondo, pensa te. Il giocatore più forte al mondo ha accettato che questo club portasse il suo nome, quindi onore veramente al club di Orsaria, frazione di Premariaco, che ha vissuto poi una serata memorabile, ricordo una serata piovosa nel novembre del 2009, quando su loro iniziativa l'amministrazione comunale di Premariaco ha concesso la cittadinanza onoraria a Zico, e Zico quella sera l'ho visto più che mai emozionato e commosso. Si parla di club, si parla di giocatore veramente importante, Antunes Coimbra Arthur Zico, nato il 3 marzo 1953 a Rio de Janeiro in Brasile, cittadinanza, come diceva Guido Gomirato, ormai italiana, residenza ad Orsaria, in via Sant'Antonio 9. Lui è coniugato, è un grandissimo professionista, allenatore, alto 1,75 m, capelli castani, occhi marroni, segni particolari, campione. Qui vediamo anche la firma originale di questo campione, ha firmato a Premariaco l'8 novembre 2009, quando è diventato cittadino onorario di Orsaria. Adesso il presidente ci svelerà come sono riusciti a convincere questo grande campione a dare un nome a questo importante club. È stato più che altro un nostro sfizio, perché dopo un anno e mezzo che era a Udine non avevamo ancora avuto il piacere di conoscerlo, e quindi questa è stata una scusa per poterlo avvicinare e per poter conoscere il campione. Sì, è vero, ma come mai Zico vi ha detto subito sì? Perché di solito un campione è anche, tra virgolette, capriccioso e sospettoso, ma Zico ha dimostrato di essere l'esatto contrario. Ci puoi spiegare il motivo per cui ha detto in maniera anche entusiastica sì, accetto? Abbiamo avuto il tramite il direttore, allora il direttore Salvatore Fiore,
che gli ha proposto la nostra dedica al club in suo onore, e lui ha detto, ci ha pensato qualche giorno e poi ha detto sì, ha detto che era molto onorato di ricevere questo segno distintivo. Allora, l'inaugurazione ufficiale è avvenuta nell'aprile del 1985, perché nel dicembre precedente Zico non poteva essere presente in quanto era infortunato ed era, su consiglio anche della società, era ritornato in Brasile, al caldo del Brasile, per curarsi. Quando nell'aprile del 1985 è arrivato qui, mi sembra che tutto il paese fosse ad applaudirlo. Tutto il paese e anche qualche paese vicino, c'era la piazza come i tempi della famosa mascherata di Orsaria, e quindi eravamo, si calcola, 4-5 mila persone ad aspettare Zico e ad attendere l'ufficialità del taglio del nastro. Ti lega a Zico, credo, un'amicizia ormai fraterna, perché ormai lo sentite costantemente, una volta al mese, anche di più. Cosa vi dice lui? Vi chiede sempre dell'Udinese come vanno le cose o è già al corrente? No, adesso gli ultimi tempi tramite internet è già al corrente, perché comunque è facile anche per vedere i filmati, per vedere le partite. E in Brasile trasmettono un paio di partite alla domenica durante il weekend del campionato italiano, quindi per lui è più facile adesso vedere. Gli anni addietro invece, quando era in giro per il mondo e internet non esisteva, tramite telefono o addirittura tramite lettera ci si informava come era l'andamento dell'Udinese. Quando lui è stato costretto a scappare come fosse un delinquente, ti ricordi, no? Nel maggio del 1985, e dopo la giustizia invece gli ha dato ragione, siete riusciti a rimanere in contatto con lui? Vi ha detto qualcosa? Sì, quella volta un brutto periodo anche per noi, perché comunque ne avevamo parlato quando erano qui, e lui era tranquillo, perché lui si è fidato delle persone, qualche dirigente lo ha tradito, e la paura più grossa sua era come andare in Brasile e raccontare ai suoi genitori che lui era pulito, non aveva fatto nulla di male, e che quella era l'unica sua preoccupazione al momento di partire. Comunque è stato riabilitato giustamente ed è tornato tra voi, è tornato in Friuli, è tornato qui a Orsaria nella primavera del 1989 in occasione della presentazione di Udine 90. Sì, la prima volta l'abbiamo visto nell'89, l'abbiamo rivisto nell'89, dove ha presentato sia Udine 90, ma anche ha presentato la sua despedida al calcio, il suo addio al calcio, dove noi eravamo presenti a Rio de Janeiro. E quella volta vi ha ospitato, siete voi rimasti commossi per l'ospitalità di un grandissimo campione? Sicuramente sì, siamo in 20 fortunati, li chiamo io, e ci ha deliziato degli ultimi scampoli di partita ufficiale. Poi Zico è ritornato periodicamente qui in Italia, a Udine, a Orsaria, ma nel febbraio scorso, quando c'è stata quella cena al Belvedere di Tricesimo, ho rivisto nuovamente Zico commosso. Beh, 500 persone credo che facciano effetto un po' a tutti, anche lui che è un campione ormai navigato. Però era rimasto commosso durante tutto l'arco dei 4 giorni, perché comunque le dimostrazioni di affetto che ha avuto in questi 4 giorni, dopo 33 anni che lui se n'era andato, credo che abbiano lasciato il segno sia lui che a sua moglie Sandra. Un'ultima cosa, si parla tanto, in questo momento parliamo della vostra attività calcistica a favore dell'Udinese, ma ho già detto, vi siete e vi state mettendo in evidenza anche come attività benefica nel campo sociale della solidarietà. Quali sono state le tappe più significative? Beh, abbiamo iniziato nel lontano 85, quando abbiamo fatto una donazione per le vittime dello stadio Heysel in Belgio, e quella è stata la prima. L'ultima, pochi mesi fa, con le associazioni di tutte le associazioni del nostro comune, abbiamo fatto una donazione al comune di Amatrice. Non abbiamo portato soldi come noi usiamo, ma abbiamo portato del materiale. Abbiamo fornito di 80 kit i bambini della polisportiva di Amatrice. Abbiamo donato un arredo urbano per una aiuola quando verranno costruite le aiuole, perché purtroppo ancora là ci sono le macerie, quindi non c'è. E al sindaco di Amatrice abbiamo donato una maglia del Flamengo autografata direttamente da Zico. Quindi avete ancora tanta voglia di stupire, di fare bene.
vedo che non avete assolutamente intenzione di fermarvi. 33 anni ininterrotti di calcio, di tifo, sono tanti, però intendete proseguire così? Sicuramente sì, anche perché 33 anni, come dicevi te, sono molti, sono tanti, però la voglia che abbiamo noi, anche se ormai siamo sulla cinquantina e passa, resta quella di 33 anni fa. Presentiamo, diamo i nomi degli altri consiglieri? Sicuramente sì, con Andrea, Fabiano, Tatiana, Roberto, Nicola, Laura, Michele e Walter. A proposito di Michele De Sabata, che è stato anche presidente del centro di coordinamento, l'ultimo presidente del centro di coordinamento prima dell'unificazione del tifo, perché c'era l'altro raggruppamento Forza Udinese. Poi nel 2001, settembre del 2001, è sorto l'AUC, Associazione Udinese Club, con presidente, primo presidente Candido Odorico, è rimasto al timone per due mandati e gli è subentrato proprio Michele De Sabata. Insomma, un'emozione unica. Toccare la maglia di Zico, la maglia originale della stagione 1984-85. Eccolo, lo vedete, vedete anche questa maglia. Caro Michele, vieni qua, caro Michele. Allora, questa qua è della stagione 84-85? Questa è la maglia storica, quella che dove tutti... Mamma mia, quella vera, vera, originale, quella in lana proprio. Sì, questa è la sua, questa è quella sua. Mamma mia, usata da lui. Ed è la maglia, ormai lo possiamo dire, perché quest'anno l'Udinese ha fatto una replica che si avvicina, no? Questa è la maglia in assoluto più amata dai tifosi dell'Udinese. Mamma mia, che bella maglia. Poi passiamo anche a questa qua, della stagione successiva. Anche questa è stata una maglia storica che ha indossato il grandissimo Zico. Sì, sì, questa è sempre la sua maglia, però non so perché, ma questa è la maglia di Carnevale, secondo me. Io la ricordo più legata ad Andrea Carnevale, questa maglia qua. No, comunque questa è la maglia del secondo anno, quello non proprio fantastico di Arto da Udine. Io la preferisco con quella, permettimi, Poma, io... Non c'è altra maglia, Zico è con quella maglia, non con questa. Comunque questa, per la storia, è la seconda maglia che Zico ha indossato a Udine, ed è questa. Senti, un telespettatore ci ha appena mandato un messaggio che vi dona 100.000 euro per questa maglia. Cosa facciamo? Gliela diamo o no? Non è in vendita. Avete capito? Non è in vendita. Potete venirla a vedere, a toccare qui con gli amici di Orsaria. Neanche con la Mastercard. Non è in vendita, ma soprattutto le repliche invece sì. Quelle sì, ce le abbiamo ancora autografate, quindi fra l'altro. Quindi se proprio la desidera, siamo sempre qua pronti. Però questa no, questa no. E allora, una carrellata sulle maglie del fantastico Zico. Vediamo questa del Brasile. Che anno era? 82. Eccoci qua, maglia dell'82. Anche questa non è in vendita, lo ricordiamo, eh. Ne prendiamo un'altra per i 60 anni di storia, la storia di Zico. Per i suoi 60 anni ha fatto questa maglia commemorativa, mi è arrivata direttamente autografata dal Brasile, è un pezzo a cui ci tengo particolarmente perché non è facile, ecco, avere questa maglia con questa dedica. Anche perché tu vai spesso in Brasile a trovare Zico. Beh, ci sono andato quest'anno in gennaio, è stata una cosa a casa sua tra l'altro, quindi è stata veramente una cosa importante, sono orgoglioso, ho parlato a tutti, per tutti i friulani, lui mi ha ricevuto. Parlavi in friulano, in italiano e in portoghese? Portoghese e italiano, e ci siamo lasciati con un bel mandi. Con un bel mandi. Poi passiamo a questa maglia, eccoci qua. Anche questa qua è una maglia molto importante, magari ce la spiega qui il presidente. Presidente, questa maglia qui cosa rappresenta? Zico, l'ultimo sabato dell'anno, crea una partita ad invito per beneficenza. Questa qui è quella del 2012 e me l'ha portata di persona quando è venuto l'ultima volta. Poi passiamo a questa, a i colori per Zico molto molto importanti. Me la racconti tu questa, Michele? Questa è la maglietta sua ufficiale che giocava, questa è la maglia del Flamengo. Qualsiasi tifoso al mondo quando vede questa è la maglia del Flamengo. E si ricorda anche dell'allenatore nel pallone? Questo è solo questo è Flamengo, tutto il resto, anche se queste sono queste tutte quante del Flamengo, però questa è la vera maglia del Flamengo. E c'è un aneddoto particolare su questa maglia. Noi siamo stati invitati da Arturo al suo Dio al calcio in Brasile e questa era la maglietta che lui ha indossato quella serata. Questa è una maglia per noi perché l'abbiamo vista correre sul campo e quindi questa è la sua maglia ed è stato per noi come club anche stato una settimana
da pazzi in Brasile, da pazzi, con Zico che ci ha invitato anche alla conferenza stampa. Eravamo in mezzo a una marea di giocatori, il più scarso era Rumenig, Gentile, tutti dei fenomeni, e più eravamo io e Alessandro, due giovani. E quella sera presentavano la maglia della partita, è stata la più grande emozione che due tifosi possono vivere, assieme a Zico. Abbiamo fatto questa conferenza stampa per poi andare alla partita. Non vi racconto cosa è successo, 190.000 persone, cosa significa in uno stadio, l'emozione di un popolo, di una gente. Sono stati 7 giorni per un tifoso generale più belli al mondo, perché poi l'Udinese ci ha fatto vivere tantissimi giorni ancora belli, e non dimentichiamo le UEFA e tutto il resto, ma per un tifoso questa è stata la notte più bella della nostra vita. Una notte pazzesca. Allora, caro Guido, possiamo dire che Zico in quegli anni era veramente il più grande campione del calcio mondiale? Era un artista del calcio, dopo io lo considero, ma non solo io, credo tutti l'abbiano considerato il giocatore numero uno al mondo. Qui ha fatto sognare, c'erano veramente i presupposti per vincere lo scudetto, però sappiamo anche che l'arrivo di Zico a Udine ha suscitato invidie. Inizialmente era stato bocciato l'operazione di compravendita, dopo c'è stato, mi ricordo, il 4 di luglio la presa di posizione di tutti i friulani in piazza 20 settembre a protestare contro il palazzo, contro Sordillo. Poi intervenne l'allora presidente della Repubblica Pertini in favore di Zico, ma soprattutto non si è mai detto, soprattutto l'onorevole Andreotti, che sappiamo essere stato grande tifoso della Roma, e alla fine tutto si appianò e la Roma ebbe la possibilità di tesserare Cerezo, anche lui, anche quell'acquisto fu bocciato, e l'Udinese Zico. Ci fu una grandissima festa in tutto il Friuli. Ricordo, io ero in ritiro a seguire la squadra a Tarvisio, quando venne data la notizia ci fu giubilo da parte di tutti i bianconeri, presente anche Zico. Allora, Udine chiama Zico e noi sfogliamo questo almanacco che racconta la storia di questo campione. Zico all'Udinese è costato 6 miliardi e resta in Italia per 3 anni. Qui si parla degli stranieri, il blocco immediato, quello che diceva pochi istanti fa il nostro Guido Comirato. Dall'aereo una bandiera bianconera, arriva in aeroporto, però, caro presidente, un fatto importantissimo. Durante quella partita ufficiale, raccontavamo appunto la maglia della sua ultima partita, Zico vi ha visto tra la folla. Allora, piccolo aneddoto, noi dovevamo avere i biglietti da Zico e ci è dato appuntamento nel più grande albergo di Rio de Janeiro. Siamo arrivati, ancora mi ricordo, al quinto piano e c'era la conferenza stampa della partita. C'erano 500 giornalisti. Zico, quando ci ha visto, ha smesso la conferenza stampa, ci è venuto incontro e ci ha abbracciato. E tutti si chiedevano, ma chi sono quei due lì? Anche perché 40 gradi, io e Michele eravamo con i pantaloncini corti, la canottiera. Quindi si sono girati tutti, però non sapevano chi era. Poi Zico l'ha spiegato in conferenza stampa. È stata un'emozione incredibile che ancora oggi mi viene la pelle d'oca. E allora, ultima partita di Zico, Stadio Maracanà. C'erano quasi 200.000 persone, tra queste c'eravate anche voi, oltre che il barone in campo, il barone Franco Causio. Cosa successe quella sera? È successo quello che per noi era assolutamente normale. Quindi l'altro Zico di Orsaria nasce con uno striscione di 28 metri. Andiamo in Brasile, io e Alessandro ci poniamo un problema. Vuoi che non portiamo un saluto a Zico con uno striscione? Per noi era normalmente fare uno striscione, si parlava dai 20 metri in su. Quindi io e lui due valigie, una per lo striscione e una per i vestiti, anche perché si andava nel caldo. E siamo arrivati al Maracanà con uno striscione di 30 metri, bianco-nero, e su ci abbiamo pensato di scrivere: Udine saluta il suo re, mandi Zico. Ovviamente la stesura dello striscione comprendeva mezza tribuna e una parte di curva. Abbiamo dato compito a dei ragazzi per srotolare questo striscione. Quando è iniziato ad aprirsi questo striscione, vorrei ricordare per chi forse si è dimenticato il pezzo di prima che c'erano 190.000 persone, quando ho iniziato a vedere questo striscione che si stava aprendo, i ragazzini, lo stadio prima si è ammutolito, poi è iniziato un boato di fischi e insulti. I ragazzini a questo punto si sono fermati nella
nell'aprire lo striscione, noi abbiamo detto continuate a su numero più assoluto, e quindi ci siamo trovati 190.000 persone che ce l'avevano con noi perché erano convinte che quello striscione appartenesse al Botafogo, squadra nemica per eccellenza e dai colori bianconeri, amica per eccellenza del Flamengo, ed era come vedere una stagione da Triestina a Udine nella festa nostra. Quando hanno visto la scritta Udine, i fischi hanno cessato immediatamente, sono arrivati anche degli applausi, dei timidi applausi, perché ricordiamoci che abbiamo portato via per loro un dio in terra. E per me Alessandro sono passati alcuni momenti della vita in maniera molto rapida di fronte ai nostri occhi, perché abbiamo rischiato veramente il linciaggio da parte di tutto il Maracanã. Alla fine è andata molto bene e la situazione è finita, come si vuol dire, a vino e tarallucci. È stata una grandissima, ripeto, serata per noi. Alessandro, raccontami un attimino questa, velocemente, questa foto, questa giornata. Beh, questa qui è il giorno dell'inaugurazione, tanti anni fa. E quindi un'emozione, la cosa che mi veniva in quel momento di avere 6 miliardi di lire fra le mani, quella era la sensazione. Da lì è nata un'amicizia che dura anche tuttora. Senti, cosa fate in questo club, voi di Orsaria? Ma principalmente seguiamo l'Udinese, quindi abbiamo i nostri tifosi, abbiamo i nostri iscritti, sono 160, abbiamo 50 abbonamenti allo stadio, 50 abbonati allo stadio. E poi si parte, si va in trasferta. Qui abbiamo uno che ne ha fatte l'anno scorso 12-13 in tutta Italia, e quindi si va avanti. Oltre, come diceva prima anche Guido, la solidarietà, che per noi è importante, basilare, quindi chi ha bisogno sia a livello nazionale che a livello qui di paese, se c'è qualche famiglia che ha bisogno, se c'è qualcuno che ha bisogno. E in questi anni abbiamo fatto tanto, non lo dico per vantarci, ma perché abbiamo fatto, quindi è giusto che la gente, quelli che ci ha dato un soldino, lo sappia, e quindi dove sono andati. Siamo sempre chiari, esponiamo sempre tutto fino all'ultimo centesimo, e in più abbiamo una delle ultime che abbiamo fatto 3-4 anni fa, e sempre, purtroppo, perché in questi ultimi anni il terremoto ha colpito diverse volte l'Italia, e per la solidarietà con un paesello in provincia di Reggio Emilia, massa finalese, abbiamo raccimolato un bel po' di soldini, e questo grazie a un altro nostro amico che è brasiliano anche quello e si chiama Marcio Amoroso. Abbiamo organizzato una partita Italia-Brasile di bambini, di ragazzini, 30 anni dopo, e l'arbitro di quella partita è stato proprio Marcio Amoroso, e li abbiamo raccolto una bella cifra che abbiamo, anche lì abbiamo regalato tutto il materiale sportivo a questa squadra che nel terremoto aveva perso completamente tutto. Siamo ancora in contatto, siamo diventati amici, e questa forse è una delle cose più belle del calcio. Adesso facciamo un video nel video, mentre siamo su Udinese TV faremo un video in diretta al nostro campione, quindi tutti di qua, dai, tutti di qua, eccoci qua anche tu Guido. Allora prendiamo questa maglia qui che ci sta, eccoci qua tutti insieme, mamma mia, questo è il bello della diretta, anche l'altra maglia che racconta la storia, anche questa, eccoci qua, e allora anche questa, e voglio anche Zico. Allora, intanto De Sabata, il suo cellulare, così col cellulare registriamo un video che dopo manderà direttamente a Zico, facciamo la diretta nella diretta, questo è il bello, perché Udinese TV, guardala anche tu, la si può guardare anche in Brasile. E allora, eccoci qua. Vediamo, è tutto, è il bello della diretta questo, la tecnologia, e lo facciamo direttamente a Zico. Allora, così, video, allora io schiaccio così, vediamo, allora, facciamo così, ci giriamo intorno, bene, lo facciamo così, io premo, siamo in diretta, attenzione, e allora, caro il nostro Zico, siamo in diretta di qua, siamo in diretta di là, vedi, siamo in diretta di là. Siamo qua nel tuo club, lo vedete? Il club di Zico. Cosa dobbiamo dire a Zico? Cosa dobbiamo dire? Che siamo qua a festeggiarti ogni giorno, ogni momento, ogni minuto, con il grande Guido Comirato, con il tuo presidente. Dov'è il presidente? No, questa qua è una copia, è sempre con Zico il presidente. Presidente, ce l'abbiamo, è in diretta Zico. Ce l'abbiamo. Quando torni, Arthur? Quando ti aspettiamo? Quando torni? Hai capito? Arthur, quando torni? Ti aspettiamo sempre noi, lo aspettiamo sempre, Michele. Mandi Arthur, torna ai Friuli, cosa stai a fare in Brasile? Torna da noi. Ti veniamo a prendere di nuovo. Anche perché qua il clima è caldo, anche perché se... Poi, veniamo noi, Arthur. Ecco, veniamo sempre noi. Ciao. E allora, caro Guido, ci siamo divertiti anche oggi in questo fantastico club. Abbiamo raccontato la storia del club, la storia di un grande campione di nome Zico,
di un grande campione, ma anche di un grande club, di un club che io ho definito benemerito, perché è impegnato sia in campo sportivo che in campo sociale. Quindi onore a questo club. Allora continuate a seguirci, perché adesso noi andiamo, chiudiamo la porta, ma rimanete sempre con noi. Udinese TV, guardala anche tu. Ciao!